Ciao ragazzi ed eccoci a una nuova pagina del vlog di Ondina Wavelet, proprio alla vigilia di un giorno importante, il giorno in cui tengo un workshop che si intitola Dai carisma alla tua voce. Vi ricordate quando abbiamo trattato l'argomento della domanda dell'offerta in uno dei precedenti episodi e parlavamo proprio della capacità che ognuno di noi ha in sé, basta che abbiamo sufficiente fiducia in noi stessi, di renderci unici, originali, perché in effetti lo siamo, abbiamo delle impronte digitali, sono uniche anche queste, quindi c'è il modo di sbaragliare la concorrenza se si smette di avere un approccio di questo genere alla vita, cioè se accantoniamo per un momento l'atteggiamento della competitività per abbracciare quello della unicità, dell'originalità e anche della cooperazione. Per quanto riguarda domani, ho deciso di differenziarmi rispetto alle persone che possono tenere corsi di questo tipo basandomi su qualcosa che so essere mio. E questo qualcosa non è soltanto nel mio DNA, non fa parte soltanto della mia unicità alla nascita, fa parte del mio background, fa parte della mia esperienza professionale. Mi riferisco ai 30 lunghi anni trascorsi in sala di doppiaggio. Mi differenzierò apportando un valore aggiunto domani al workshop che non tutte le persone possono dare, perché non tutti i doppiatori insegnano comunicazione carismatica. Nel caso specifico domani mi dedico al paraverbale. Tutto questo per dirvi che cosa? Mi astraggo un attimo e ne estrapolo un principio generale, valido per tutti noi. C'è sempre il modo di far valere la nostra unicità, non solo ricercando un approccio originale all'argomento, alla materia, non solo tirando fuori tutto il nostro entusiasmo, la nostra passione, la nostra luce, ma anche facendo tesoro di quello che abbiamo imparato nella vita, che non è uguale a quello che molti altri hanno imparato, pur esercitando la stessa professione. Quindi c'è sempre modo di sfruttare tutto quello che di diverso, di alternativo abbiamo fatto nostro nell'arco della nostra vita. C'è il modo di differenziarci, c'è il modo di far valere la nostra unicità, originalità, così, semplicemente essendo chi siamo e facendo tesoro di tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che fa parte di noi. Alla prossima!